Nella discarica di località Cerratina di Lanciano non ci sono emissioni odorigene e non è stato ancora presentato alcun progetto di ampliamento dell'impianto. Così il presidente di Ecolan Massimo Ranieri, che risponde alle polemiche sollevate da alcuni imprenditori della zona. Ranieri ha ricordato che ogni anno nella discarica vengono conferite 75.000 tonnellate di rifiuti da 67 comuni abruzzesi. Entro 4 anni la capienza dell'impianto sarà esaurita e quindi è necessario l'ampliamento nella ex cava adiacente, altrimenti ci sarà un'emergenza rifiuti. La redazione del progetto di ampliamento dovrà avvenire tramite concertazione, ha evidenziato durante la conferenza stampa alla quale hanno partecipato Alessandro Di Francesco, amministratore di Ecologica Sangro, gestore concessionario di Ecolan, il presidente del consiglio direttivo di Agir Simone Dal Pozzo, che è anche sindaco di Guardia Grele, e il presidente del comitato dei sindaci Giuseppe Finamore, primo cittadino di Villa Santa Maria. Non ci sarà, mi conferma, alcuna costruzione di un nuovo impianto, ma soprattutto non c'è ancora un progetto di ampliamento di questa discarica? No, assolutamente non c'è nessun progetto. È stata una semplice comunicazione del sottoscritto in assemblea poco prima di Natale, durante l'approvazione del bilancio preventivo. Io ho comunicato all'assemblea, come faccio tutti gli anni, quali sono le volumetrie residue della discarica. Oggi parliamo di 300.000 metri cubi con un conferimento di 75.000 tonnellate all'anno. Il tempo di vita della discarica si aggira intorno ai 4 anni, quindi ho comunicato alla proprietà, cioè, ovvero i sindaci, che fra 4 anni c'è questa possibilità di saturazione della discarica, e quindi ho anche proposto, ma è stata una semplice proposta, di ampliare la discarica anziché in sopraelevazione, perché diventerebbe, diciamo, impattante dal punto di vista morfologico, di ampliare eventualmente la discarica lateralmente. E quindi abbiamo commissionato al nostro concessionario, che per via di patti convenzionali è tenuto a gestire anche i futuri ampliamenti della discarica, a produrci un progetto di fattibilità che ad oggi non c'è. E quindi appena il concessionario ci rimette questo progetto di fattibilità, noi torneremo in assemblea per l'approvazione o meno dell'intervento. Entro 4 anni ci potrebbe essere un esaurimento per questo impianto, nel quale confluiscono 75.000 tonnellate di rifiuti ogni anno. Quali benefici, soprattutto cosa comporterebbe l'ampliamento della discarica? L'ampliamento della discarica comporterebbe, cioè continueremo a gestire i nostri rifiuti, quella parte da smaltire direttamente nella nostra discarica, quindi a costi sostenibili per Ecolan. Ma Ecolan, e non solo Ecolan, anche i comuni di Lanciano e Mozzagrogna percepiscono anche dei ricavi dalla discarica, e Ecolan in particolare con i ricavi, vengono utilizzati per calmierare i costi dei servizi, tant'è che l'ultimo studio fatto da un'associazione qualche mese fa evidenzia che Lanciano, ma comunque il territorio di Ecolan, spende molto meno rispetto alla media regionale per la gestione dei rifiuti. Parlo di 216 euro Lanciano su una media regionale di 330 euro ad abitante. E gli altri ricavi Econ li utilizza per investire sull'impiantistica. Abbiamo un investimento, mandiamo a gara tra poco l'impianto che dovrà gestire i nostri rifiuti organici, è un investimento di 15 milioni di euro, 8 milioni sono fondi CIPE, ma gli altri 7 sono fondi propri, che noi, vabbè, faremo un mutuo in banca, ma questo mutuo va pagato, e con i ricavi della discarica possiamo, diciamo, gestire anche questo investimento.